della Salernitana a cura della redazione di Salerno Granata. Commentare il pareggio di Brescia 1-1 in prota nel primo tempo, dopodiché negli ultimi minuti ci ha pensato il figlio d'arte Bisoli a far amareggiare e non poco i tifosi granata lì presenti allo stadio Rigamonti. Un punto guadagnato, un punto perso, ne parleremo con i nostri ospiti in studio. Vi anticipo subito, non c'è quest'oggi Sentino, abbiamo spedito in una località un po' più lontana, ma dopo ve ne daremo conto. Nel frattempo ringrazio i nostri ospiti presenti questa sera, cominciare da Salvatore Vallone, team manager della Salernitana. Ciao. Buonasera, grazie a voi, buonasera. Saluto il collega Ennio Carabelli di Voce Sport, Ciao Armando e buonasera a tutti. Pietro Causcello, tifoso storico della Salernitana, e infine il mio compagno di viaggio Mario Ruggiero, giornalista di Salerno Granata. Alla Spezia, quella che abbiamo visto con il Verona, perché a differenza di queste partite, diciamo che il clou negativo della Salernitana si è avuto per il risultato, a mio avviso, con il Vicenza, e purtroppo è stata anche la miglior prestazione del Vicenza. Da Vicenza in poi, perché io inserisco anche la gara con di Ferrara, la Salernitana a Ferrara doveva assolutamente uscire con un risultato positivo, poteva addirittura vincerla alla Pezza, perché anche lì il pareggio poteva anche starci stretto, e quindi è stata purtroppo punita per delle disattenzioni che stanno un po' limitando la formazione granata. Però dal Benevento in poi c'è stata questa continuità di rendimento, perché siamo riusciti, questa è una mia opinione, Sannino è riuscito molto bene a trovare la quadra con questo 4-4-2 camaleontico che si trasforma grazie al lavoro di Improta, a cui va dato sicuramente grande merito, perché il giocatore che oltre a Vitale sulla corsia di sinistra a destra sta, credo, facendo una grandissima prestazione. Sono due partite che quando gioca ricopre tutta la fascia, e a volte è il terzino, il quinto di destra in più, per cui ci assicura l'alternativa a Vitale. È una squadra molto più quadrata, che ha in Della Rocca un giocatore capace di smistare i palloni, ha Busellato, che purtroppo non avremo, ma che comunque è insostituibile per la mole di giocatori che ha, e poi ha quei due lì davanti che qualcosa sempre ti riescono a porre in essere. Quindi una squadra molto quadrata, con Terracciano che sta anche ottimizzando le sue uscite, perché fondamentalmente, eccezione fatta per qualche uscita, Salvatore, io concordo la sua analisi, anche indipendentemente dal gol, è un'azione sul primo tempo, quella di Codisi, non vado errato, Terracciano in pratica è stato inoperoso, per cui una squadra che concede poco nulla al Brescia deve soltanto autoimputarsi questa carenza, insomma, di capacità di far male quando serve. Perché nel momento in cui, trovando la quadra con un grandissimo sacrificio, in prota è l'emblema di tutti, anche di Rosina, che nel primo tempo andava a fare insomma, il marcatore, iniziare a fare il marcatore sul play basso del Brescia, questo dimostra come la Salernitana si è orchestrata. Sannino abbia trovato il bando della matassa, e quindi può soltanto crescere, perché poi dalla prima posizione di destra a quella di sinistra c'è davvero un pochissimo, sono dettagli. Però un bandolo della matassa con Della Rocca Busellato, però nelle due partite vinte dalla Salernitana non c'era Ogier, sarà un caso? Ma credo di sì, perché Ogier, insomma, è un giocatore se ci aspettiamo la giocata da Ogier, insomma, credo che non sia così. Oggi è un giocatore che dà comunque tanta quantità, tanto dinamismo. È chiaro che l'anno scorso, io la vedo così Armando, l'anno scorso il centrocampo della Salernitana credo sia stato, come tutte le squadre, l'elemento negativo della squadra, perché è vero che abbiamo preso oltre 60 gol, però insomma era tutta la squadra che purtroppo era orchestrata male a centrocampo, mentre quest'oggi, quest'anno, ci sono giocatori di insomma, elevatura superiore, tant'è vero che sono giunti, è giunto Della Rocca, è giunto Vitale, è giunto Laverone, cioè sono giunti giocatori proprio in quei ruoli in cui la squadra peccava. Il problema era amalgamarli e trovare una quadra secondo i dettami di Sannino. Inizialmente non è stato così, perché Perico, insomma, spostava gli equilibri, ancora oggi li sposta per la volontà dello stesso Sannino, con Improta, che si sacrifica moltissimo. Ora giochi Ogier o giochi uno in luogo di Ogier è
comunque orchestrato in un certo modo, il problema è che, tra virgolette, questo è un problema che vorrebbero tutti, è in avanti, nel senso che questa è una squadra, poi vedremo poi anche con Mario, mi piace lo stesso Salvatore affrontare questo schema, cioè questa caratteristica, questa peculiarità, al momento non riesce a sopportare i tre lì davanti, però questo, guardiamo da un punto di vista positivo, significa avere un Donnarumma in panchina che è tanta roba, quindi ancora di più si evidenzia la qualità che l'anno scorso, non sempre, in panchina c'era. E quest'anno invece c'è anche abbastanza. Mario Ruggiero, solo possiamo parlare, squadra che in Europa League si sta brillantemente disimpegnando, stride un po' con una piazza calorosa come quella di Salerno, e noi ce lo ricordiamo un po' tutti, considerando anche la stagione 98-99. No, è un calcio un po' diverso, Armando, nel senso che in quell'epoca c'erano molti più introiti e c'era la possibilità, dalla prima all'ultima di Serie A, di poter insomma affrontare squadre di un certo calibro. Nel 98-99 penso che la Teidana sia salita forse nel peggior anno perché aveva dinanzi a sé squadre veramente importanti e oltre le sette sorelle, insomma, se andiamo un po' a sbucciare quelle formazioni viene la pelle d'oca, quindi magari con la stessa formazione ai giorni d'oggi si sarebbe salvata tranquillamente, però insomma anche il bello di quella situazione, cioè pensare che una Salernitana di quel tempo non andò a fare la comparsa così come si sta verificando con il Frosinone, con il Crotone. Mi spiace soprattutto vedere piazze che non hanno stadi, non hanno seguito, ambire alla Serie A, andare in Serie A e poter quantomeno sognare la Serie A. Ecco, Salvatore ovviamente ha detto una cosa importante, perché è un salernitano puro sangue, quindi far trasparire questa sua passione, che è sinonimo di garanzia, perché la sua presenza comunque a Salerno è sinonimo che è garanzia, perché è il primo tifoso della Salernitana e quindi svolge una funzione di garante anche lui del tifoso per i ruoli che può assumere, ma questo non perché sta qui, lui lo sa, è da sempre che è così, ha visto anche momenti peggiori, quindi a maggior ragione ha sottolineato come questa serie B sia fondamentale. Il problema è questo, è capire, per effetto di una norma che c'è, sussiste, se la Salernitana, noi ci auguriamo tutti che sull'onda di questo nuovo entusiasmo, di questa amalgama, possa inanellare una serie di risultati utili consecutivi. E poi, giunto a un certo, che arriviamo ai playoff, e poi c'è il problema, è solo quello, poter il tifoso, come tutti noi, come tutti i tifosi della Salernitana, come tutti i tifosi di ogni squadra, sperano o hanno il diritto di sperare in qualcosa, di poter sognare così come ha fatto il Crotone, ed è bello ed è giusto che una piazza come Salerno, che non scende mai al di sotto di 15.000 spettatori, debba e possa avere dei diritti e delle pretese, tra virgolette, di poter ambire a qualcos'altro. Noi speriamo che insomma questo problema lo invertiamo, lo coinvolgiamo, speriamo che questo problema si proponga, utilizzando le parole di Lotito e Mezzaroma, e poi vediamo che cosa succede. Però Senti, io ti rispondo molto brevemente sul fatto che dite poi e poi. I contratti dei giocatori sono fatti per la Serie B, certo, ma sono fatti anche con dei premi. Dei giocatori hanno dei premi se si va in Serie A. Se uno mette un premio per la Serie A, è il presidente perché ci crede e il giocatore perché ci crede. Non credo che il giocatore, arrivato a un certo punto, sapendo di avere anche un premio, si tira indietro perché non vuole arrivarci, o il presidente lo mette tanto perché non ci crede. Se vengono fatti anche dei premi da questo punto di vista, vuol dire che c'è la volontà. Poi la normativa si va ad affrontare quando sarà il momento. Credo che in Italia, fatta la legge, si trova l'inganno, cioè è qualcosa sicuramente, però non si fanno i contratti, che io sono lì in sede, vengono fatti anche attraverso dei premi promozione, e quindi il giocatore viene stimolato ad arrivare a un obiettivo, e la società sa che qualora dovesse, anche perché arrivare in Serie A significa avere, come dicevi pure tu, molti più introiti, e sicuramente non credo che con due presidenti che sono molto attenti anche al bilancio della squadra si possono lasciare sfuggire l'occasione qualora ci fosse la possibilità di poter andare in Serie A. Quindi io questo non lo trovo, forse probabilmente qualcuno ci gioca sopra, ci vuole giocare sopra,
Io vorrei trovarmi in quella situazione, poi vedi se non la spingo io dalla panchina in Serie A. Allora, io perciò ho detto garanzia. Lasciami trovare lì per lì, poi vedrai se qualcuno si tira indietro. Ah, io perciò ho parlato di garanzia assoluta, però no, vabbè, ma è anche vero. Io posso fare quello che posso fare, perché se non è chiaro, però credo, se posso fare, sono capace anche di visto l'altra volta, l'ho buttato fuori perché volevo tirare il pallone. Caspita, l'ho buttato io dentro il pallone finale. Per questo non ci trovo. Però no, fatti capire, ci sono anche dei premi promozione, e soprattutto ci sono gli obiettivi per andare in Serie A, quelli che non credo che si rinvengano tanto per scaramanzia o perché vogliono, no, vengono fatti proprio perché il giocatore ci crede e ci crede anche la società. Quindi il problema per loro è che... Ma stato detto anche dal direttore Fabiano, penso sia domenico sabato, dicendo che sia lo titolo che Mezzarone vogliono andare in A. Poi è normale che le cose debbono... Cioè, è il campo, la possibilità, io mi auguro, io parto sempre ci sono gli step durante un campionato. Il primo step per noi è arrivare alla salvezza. Prima ci arriviamo, poi ci sarà l'obiettivo dei playoff, ci entri dentro. Sono piccole cose che io credo che anche società come Carpi e Frosinone qualche anno fa, due anni fa, non pensavano di poter arrivare a quello che poi sono arrivati. Ci sono trovati, è vero, noi diciamo c'è questa situazione dei presidenti che non possono, però. Arrivati lì qualcosa sempre succede e si può trovare, ma pensare che arrivato a un magari succedesse, arrivare un passo dalla Serie A e qualcuno si deve indietro, io questo lo trovo, per me quantomeno lo trovo alquanto assurdo. Siamo in c'è il collegamento telefonico con il nostro primo ospite, Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Nicola, ci senti? Ti sento, buonasera a tutti. Una domanda, volevo sapere se anche il team manager ha questa promozione. Non ce l'ho, però magari me lo faccio dare a qualche giocatore. Saluto il mio amico Tatà. Ciao Nicola, buona serata. Ciao. Nicola. Buonasera, ciao. Nicola, allora come la vedi questa Salernitana che ha pareggiato in extremis a Brescia, due punti persi, come diceva prima Salvatore? Ma io l'ho vista personalmente al debutto alla Spezia, mi ha fatto una buona impressione. Mi aveva colpito il fatto che Sandino fosse già padrone della situazione, che avesse già la squadra in mano e sapesse già modificarla secondo delle esigenze, per un nuovo allenatore credo che sia un'ottima cosa. Poi c'è stata questa assenza di vittorie che ha un po' rallentato questo processo di crescita. Però poi mi sembra che dopo il derby col Benevento la cosa che si è bloccata e adesso mi sembra che sia una squadra autoritaria, una squadra che in questo campionato può recitare un ruolo da protagonista. Protagonista dove? Diciamo per i playoff? Ma perché no? Direi proprio di sì, visto il contesto generale, perché il valore di una squadra va sempre misurato confrontandolo con quello degli avversari. E allora io credo che in questa Serie B, nella quale a parte le retrocesse, a parte qualche non promossa che ha un grande entusiasmo e mentalità vincente, credo che tra le squadre rimaste in Serie B dell'anno scorso solo il Perugia oggi sta facendo vedere qualcosa di più, tutte le altre mi sembrano un po' dimesse. E quindi la Salernitana in questo contesto generale può inserirsi sicuramente, può si trova continuità dei risultati facendosi trovare pronta in primavera quando si deciderà tutto ovviamente come sempre, allora potrà giocarsela. Certo che Salerno è una piazza nella quale oltre al valore della squadra ha sempre un grosso peso notevole la pressione della piazza. Se le cose vanno bene la Salernitana ha un sostegno che in categoria forse soltanto il Bari ha, o il Verona, ecco, cioè ha un sostegno dai suoi tifosi incredibile che può essere un valore aggiunto notevole che tante altre squadre non hanno, mentre se le cose vanno male però a Salerno, lo sapete benissimo, la pressione della piazza può condizionare un po' il rendimento dei giocatori, quindi se si prende un cammino vincente che la squadra trova continuità, ci crede e trova rendimento, riesce a sfruttare bene il suo ottimo potenziale offensivo, io credo che col sostegno del suo pubblico la Salernitana può anche arrivare ai playoff, però come diceva giustamente Sassà prima, vista l'esperienza anche dell'anno scorso, prima è meglio coprirsi le spalle, avere le spalle coperte e lasciarsi dietro un bel po' di squadre e poi si potrà guardare in alto.
Nicola, coda, Donnarumma, Rosina, un tridente d'attacco forse che nessuno ha in Serie B, tranne forse il Verona, però al momento Donnarumma è in panchina. Ritieni che possa essere una risorsa l'ex attaccante del Teramo, oppure magari alla lunga potrebbe essere un problema tenerlo troppo in panca? No, credo che Sannino sappia valutare bene il potenziale dei suoi giocatori, le condizioni dei suoi giocatori. Certo che il sogno di un allenatore è mettere in campo tanti attaccanti determinanti che vincono le partite, però le squadre sono fatte di equilibrio, le squadre devono essere cercare di non prendere gol e farne uno più dell'avversario, quindi Donnarumma sicuramente è abituato nella sua carriera un po' ad avere degli alti bassi e quindi è giusto che magari qualche partita la passi in panchina, ma sicuramente quando starà bene Sannino lo butterà dentro e lo sfrutterà perché è un giocatore importante per la categoria. Nel frattempo c'è una domanda del collega Mario Ruggiero. Ciao Nicola, buonasera. Sì Mario, buonasera. Ti volevo chiedere, quali sono secondo te le squadre di rivelazione di questo campionato? Quale può essere il calciatore che ha fatto un buon avvio? E soprattutto, che impressione ti ha fatto Lentella, prossima per sera da Sendana? Dunque, come squadre di rivelazioni prepariamoci a vederne tante, perché la Serie B è un campionato fatto di cicli e nell'arco di una stagione si alternano e si lanciano in avanti come sempre più squadre, e anche quest'anno il contesto generale è molto equilibrato, non mi stupisco di vedere tante novità davanti. In Cittadella ha sorpreso tutti con questo suo bellissimo avvio, adesso ha perso 3 partite su 4 e quindi è un po' in fase calante. La squadra del momento è il Perugia, che non era una candidata alla promozione della Vigilia, ma sta sicuramente sfruttando molto bene il lavoro del suo allenatore ed è una squadra che secondo me può andare lontano. Non mi stupirei se tra le sorprese della stagione ci fosse proprio Lentella, che tu citavi prima, perché Lentella ha un'organizzazione di gioco, ha una società molto forte, è una piazza tranquilla, serena, e quindi Lentella può essere una delle rivelazioni del campionato e sabato sarà sicuramente una grande partita, perché al di là dei contorni romantici della prima volta di Breda contro la Salernitana oppure il ritorno di Ciccio Caputo alla Recchi, ecco che Lentella, al di là di questi risvolti, è una squadra che farà vedere un bel calcio a Salerno e sarà sicuramente una grande partita. Il giocatore invece che sta facendo la differenza, mi sembra abbastanza facile la risposta, perché Giampaolo Pazzini, che segna ha una media di 2 gol a partita, viste le sue presenze, quindi i suoi minuti in campo, quindi Pazzini in questo momento è un giocatore che fa la differenza in un Verona che però ha il miglior attacco, perché anche la squadra che ha mandato in gol più giocatori di tutti, quindi non è solo Pazzini, è un Verona che è una squadra veramente forte, ma ha questo giocatore che effettivamente con la Serie B non c'entra proprio nulla. Una domanda anche da parte del collega di Voce Sport, Ennio Carabelli. Sì, buonasera, io volevo chiederle, facevo una riflessione e volevo sapere che cosa lei ne pensava rispetto anche alla Serie A. Ovviamente i valori sono completamente differenti perché c'è la differenza, però in Serie A ad esempio la Juve ha avuto la capacità di ingaggiare insomma il giocatore più rappresentativo del Napoli e quindi o della Roma e quindi sbaragliare la concorrenza. In Serie B invece, fatte sempre le proporzioni, c'è il Verona che gioca un po' un campionato a parte e lo vincerà probabilmente a mani basse. Eccezione fatta però il Verona, a differenza ad esempio dell'anno scorso, secondo lei è un po' scaduto il campionato di Serie B, nel senso che l'anno scorso, anche se c'è Cittadella che sta facendo una promossa, un grandissimo campionato, il Benevento, però il campionato di Serie B sappiamo che è lunghissimo, rispetto all'anno scorso c'è meno margine nell'individuare un numero di squadre che con sicurezza, sulle quali con sicurezza poterci scommettere, e da questo punto di vista, per raggiungere questo guado, la Sedana secondo lei che cosa con l'organico attualmente a disposizione dovrebbe fare? Dunque, io credo che il livello rispetto all'anno scorso si sia un po' abbassato.
credo che ci sono una decina di squadre, è uno studio che sto facendo proprio in questi giorni, escluse le neopromosse ed escluse le retrocesse della Serie A, c'è una decina di squadre che rispetto all'anno scorso hanno tutte quante ridimensionato il budget, ridimensionato il costo del lavoro, hanno rinunciato ai contratti più pesanti e quindi questo comporta anche un abbassamento del valore tecnico. Lo stesso Verona è sceso dalla Serie A e è una squadra veramente forte, però facciamo un paragone con il Cagliari dell'anno scorso. Il Cagliari dell'anno scorso, per vincere il campionato di Serie B, tenne diversi giocatori della Serie A, prese un portiere come Storari che veniva dalla Juventus e prese i sei migliori calciatori della Serie B precedente, Di Gennaro, Pisacane, Melchiorri, Salamon, Giannetti, erano Fossati, erano nei loro ruoli i migliori dell'anno precedente, quindi il Cagliari sulla carta fu proprio, era veramente uno squadrone. Il Verona invece ha tenuto molti giocatori scesi dalla Serie A, dei giocatori come Pazzini e Romolo che con la Serie B non c'entrano nulla, però si è rinforzato con dei calciatori che sono retrocessi l'anno scorso, perché Luppi era al Modena, Dessa e Ganzo erano al Como, quindi non è che ha fatto un calciomercato eclatante come quello che fece il Cagliari. Quindi lo stesso Verona non è partito proprio nettamente sopra, lo sta facendo, è davanti a tutti perché fa un bel calcio, un calcio d'attacco propositivo grazie a un allenatore come Fabio Pecchia che sta rivelando veramente un ottimo tecnico. Quindi non è solo questione di rinforzi, di calciomercato, c'è una tendenza generale delle squadre di ridimensionamento evidente, di stipendi che corrono è anche apprezzabile, però purtroppo sul campo i risultati si vedono, il livello mi sembra un pochettino sceso. Tra le 10 squadre dell'anno scorso non comprendo la Salernitana, che invece, reduce da una stagione deludente con la salvezza arrivata soltanto scusate, in extremis, come ben ricordate, quest'anno ha deciso di alzare il tiro e ha fatto una squadra decisamente più importante anche dal punto di vista economico. Quando prendi calciatori come Rosina, così sono giocatori importanti che in questa categoria pesano, e quindi la Salernitana ha fatto degli investimenti per cercare di fare qualcosa di meglio, giustamente, perché è una piazza che pretende qualcosa di più, quindi è questo che anche può far sperare in bene la Salernitana, perché le altre squadre o danno una svolta o a gennaio decidono di investire e rinforzarsi, oppure mi sembra tutte quante un tran tran generale, Cesena, lo Spezia, il Novara, sono tutte squadre che rispetto all'anno scorso hanno abbassato il costo del lavoro, questo è evidente, quindi la Salernitana invece è andata un po' in controtendenza e ha investito di più, e quindi sul campo questo non è scontato, non è che più spendo e più vinco, però sicuramente aiuta nei confronti di chi invece ha dovuto fare dei sacrifici. Nicola, un flash al volo, questione multiproprietà, ne stavamo parlando qui in studio, a tuo parere la Salernitana non potrà mai andare in Serie A, oppure magari, come diceva prima Sasà Vallone, si potrebbe trovare un escamotage, chissà? No, la Salernitana se può andare in Serie A ci va di corsa, non posso pensare che non interessi, sicuramente sta avendo una situazione ibrida, una situazione un po' imbarazzante, e bisognerà trovare una soluzione perché ci sono delle regole e non si può pensare di bypassarle, le regole vanno rispettate, ma sicuramente la Salernitana, Lotito, Mezza Roma penso che saranno ben felici di porsi questo tipo di problema, perché andare in Serie A penso che sia una soluzione, una prospettiva ottimale per tutti quanti. Non posso pensare che la Salernitana sia la possibilità all'ultimo momento si tira indietro, è un'eventualità impensabile. Grazie Nicola per il tuo intervento. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ciao, gli ospiti, gli ascoltatori, e soprattutto il mio amico Sasà. Ciao Nicola. Grazie ancora a Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport. Giusto un flash finale, andiamo in pubblicità, mi raccomando non lasciateci, vi contiamo, siamo 1-1, quindi fra un minuto o meno torneremo qui e riprenderemo sulle parole del giornalista Binda. Collega Ennio Carabelli di Voce Sport. Sì, Tremolata, buonasera, volevo chiederle, Arezzo, se non sbaglio, lei ha avuto
un mentore che a Salerno insomma è ben conosciuto, no? Come mister Eziolino Capuano, che su di lei ovviamente, mi rifaccio alle sue parole, ci ha subito scommesso, quindi l'ha un po' cambiato tecnicamente o tatticamente nel suo 3-5-2. Capuano, e cosa ricorda lei di Capuano? Faceva menzione di Salerno, visto che il suo sogno è sempre stato quello di allenare la Serenità? No, sì, molto. Salerno per lui è considerato come una piazza, non dico era la prima, ma quasi, nel senso, tutti quelli che parlano di Salerno ne parlano come veramente una tifoseria, una piazza che è da Serie A, e quindi c'è molto legato. Io lo ringrazio tutta la vita, perché veramente mi ha trasformato, ma più che come giocatore a livello mentale, a livello tattico, a livello di tirar fuori il mio potenziale, su questo gli devo molto. Per me ha anche cambiato modulo, quindi non è una cosa che lui difficilmente fa, perché giocavamo 4-3-1-2, veramente lo devo ringraziare col cuore, perché per me è stato come un padre, quindi gli auguro tutto il bene. Luca, una battuta finale: hai detto prima che hai giocato con Alfredo Donnarumma, sabato è in ballottaggio con Rosina, è meglio o peggio per Lentella che Donnarumma non giochi? È uno che fa gol, è uno che c'è sempre, che non molla mai, fa veramente la guerra, però penso che la qualità di Rosina sia quella da temere un po' di più. Secondo me, i giocatori di qualità, secondo me, sono sempre quelli da temere di più, nonostante poi giocatori come Alfredo veramente possono fare la differenza sotto il piano dell'intensità, della voglia, del cuore, però ecco, la qualità di Rosina va temuta di più. Ringraziamo Luca Tremolada, centrocampista della Virtus Entella. Ciao Luca, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Ritorniamo in studio, Mario Ruggero, della Salernitana. In primo messi cercando di fare bandierina, perché negli ultimi tempi purtroppo abbiamo visto le streghe dalle bandierine, però nell'area di rigore si può verificare di tutto e di più. Dispiace, ripeto, perché veramente per un'inerzia sabato non si è riusciti a conquistare una vittoria che sarebbe stata ancora più bella, anche perché meritata, su di un campo di una squadra che credo che sarà protagonista. Peraltro mancava anche di giocatori importanti, così come la Salernitana. Però fammi spendere una parola, non perché voglio fare l'avvocato del diavolo, sul fatto di Donnarumma. È chiaro che quando Salvatore lo sa benissimo, quando lui giocava a calcio, giocava ottimamente a calcio, è chiaro che il sostituto di Avallone insomma non aveva le stesse qualità di Avallone. Quindi nel calcio giocano i giocatori più forti, quello che ovviamente non deve essere montato alcun caso, perché non c'è nessun caso. Donnarumma fa parte di un gruppo e si deve lui adeguare alle scelte del mister, non il questo, nulla questo, perché tutti sono importanti e nessuno è indispensabile. Però lasciami dire che chiunque insomma alla sostituzione di Joao Silva, con tutto il rispetto per Joao Silva, perché Joao Silva comunque dimostrerà il suo valore, la sostituzione con la preferente rispetto ha lasciato un po' tutti perplessi. Ciò non toglie che le scelte le fa il mister, ciò non toglie che probabilmente così facendo Donnarumma entrerà ancora più arrabbiato, però comunque insomma una piccola riflessione sul perché, magari senza andare a vedere le streghe, perché io non so se insomma Donnarumma no, ha un calo di forma, perché comunque fa specie con un giocatore che nelle ultime due prestazioni, prima di essere sottratto dal campo, è andato in gol. Quindi Sannino vede Donnarumma, noi non lo vediamo tutti i giorni, quindi mi affido al mister, perché non posso pensare che il mister preferisca, ma questa è la mia considerazione personale, a Donnarumma. Probabilmente ha un calo di forma, non lo so, ci affidiamo al mister, però è chiaro. La presenza dei giocatori della Salernità. Grazie a Pietro Cauciello. Io ne approfitto, siamo proprio in conclusione, amici di Assis, per ringraziare i nostri ospiti, partendo proprio da Salvatore Avallone, team manager della Salernitana. Grazie a voi. Ennio Carabelli, collega di Voce Sport, il tifosissimo, storico tifoso appunto Pietro Cauciello. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. E il mio compagno, collega di Salerno Granata, Mario Ruggero. Grazie a te, grazie a voi.
Amici di Assist, non resta quindi che salutarvi, abbiamo un po' sforato questa sera ma penso che ne sia valsa l'occasione, ci riconteremo lunedì prossimo a commentare la Salernitana con Lentella e a parlare successivamente del match che vedrà la squadra granata impegnata subito dopo ad Ascoli. Ci sarà anche Betty, che quindi non mancate perché noi ci saremo. Ciao a tutti!